La giornata è di quelle storiche. Dopo anni di rinvii e polemiche, parte finalmente la bonifica dell'isochimica. L'assessore all'ambiente Augusto Penna si è presentato davanti ai cancelli dell'ex opificio per aprire ufficialmente il cantiere. Obiettivo dell'intervento è quello di mettere in sicurezza l'area dal pericolo amianto e inquinamento. Si parte con la rimozione dei silos, costo dell'operazione 1 milione di euro circa. Sono fortemente soddisfatto ed emozionato per questa giornata perché finalmente dopo 30 anni inizia concretamente la bonifica di isochimica. Il progetto prevede la rimozione appunto dei silos con tutta una serie di procedure che garantiscono la sicurezza dell'operazione, sia dal punto di vista chiaramente degli operai, delle maestranze impiegate, sia rispetto all'ambiente circostante e alla tutela della salute pubblica generale. Le operazioni dureranno circa 4 mesi, 121 giorni sono i tempi contrattuali e prevederanno, oltre alla rimozione dei silos, anche lo smaltimento dei primi 15 cubi che sono presenti qui nell'area e quelli che erano più danneggiati dalle intemperie. La bonifica di isochimica è un'attività di interesse pubblico preminente rispetto a qualsiasi questione di ordine tecnico-legale, per cui il Comune di Avellino insieme alla Regione Campania anticipano i soldi necessari, gli importi necessari per pervenire a questa bonifica, si rivarranno su chi sarà deputato, chi sarà stabilito essere il proprietario, però appunto per quanto ci riguarda la bonifica va avanti. E poi si vedrà a chi chiaramente metterla in danno, ma questo è un problema che ritengo secondario.